Ma di che cosa hai spaventato? Da quando ho scritto il libro io ho i servizi segreti sul collo. Anche quelli rispondono a Cefis. Per darle un'idea di che razza di rete ha messo su quest'uomo, le racconto una cosa che ancora non sa nessuno. L'anno scorso Cefis ha creato una loggia massonica clandestina. Di questa loggia fanno parte uomini politici di qualsiasi appartenenza, apparati militari, persino pezzi grossi del Vaticano. La loggia si chiama Propaganda 2, fra di loro la chiamano P2. Queste informazioni sono molto preziose per me, lo sa? Il mio libro le renderà giustizia, vedrà. Io non credo più nella giustizia, sa? Il nostro è un paese corrotto, molto più corrotto di quanto lei non possa credere. Ah, guardi, c'è molta più gente pulita di quanto lei possa immaginare in questo paese. Non faccio il comunista, Pasolini. Noi siamo italiani, siamo tutti figli di Don Abbondio. Siamo vigliacchi, anzi no, peggio, opportunisti. Le posso chiedere una cosa? Certo, dica pure. Lei non ha paura? No. Perché? La mia vita non è più importante della sua o di qualunque altro essere umano. È proprio vero. Lei è proprio matto, sa? Non posso che augurarle buona fortuna. Grazie. È stato un piacere. Anche per me. Chi ha ucciso Pasolini?